Buongiorno amici, nuovo episodio. Oggi ci occupiamo di come andare a costruire una routine di esercizi di stretching e mobilità che possono essere efficaci e aiutarci a recuperare al meglio dagli sforzi fisici, specialmente in quegli sport outdoor più impegnativi come potrebbero essere il ciclismo, il podismo, ma ovviamente anche in tutti quelli che sono gli sport di squadra. Generalmente questo lavoro dura circa 20 minuti, all'interno dei quali inizio con una prima parte con il foam roll, alla quale poi segue una seconda parte di stretching e di mobilità per gli arti soprattutto inferiori, ma ovviamente con uno sguardo anche a quelli superiori. Ovviamente poi sarà nostro compito andare a modificare, andare ad adattare il lavoro in funzione anche di quello che sarà lo sport che abbiamo praticato. Ebbene, io questa routine la inserisco sempre al termine dei miei allenamenti con la bici, quindi parlando di ciclismo. Laddove però dovessi invece praticare uno sport differente come potrebbe essere la pallavolo, lì in quel caso sicuramente insistere anche in maniera più approfondita su quello che è la parte degli arti superiori potrebbe essere sicuramente una soluzione ottimale, proprio perché il coinvolgimento sarà decisamente maggiore rispetto appunto a uno sport come il ciclismo oppure come il podismo. Iniziamo quindi utilizzando il rullo, il foam roll, lavorando sul polpaccio, lo posizioniamo sopra. Dovremo solo fare attenzione in questo caso a non arrivare nella zona del cavo popliteo, quindi posteriore al ginocchio, perché è una zona un pochettino sensibile che consiglierei di lasciare fuori da questo lavoro. Quindi appoggiamo la gamba e di qui, sollevando il gluteo, andiamo a rullare avanti e indietro, cercando di colpire un pochettino tutti quelli che sono i fasci che poi costituiscono il polpaccio, quindi effettuando delle leggere rotazioni verso destra, passando poi per il centro, ruotando verso sinistra, andando sempre molto lentamente. Di qui poi proseguiamo salendo, quindi andiamo a lavorare sulla coscia, quindi su quella che sono tutto il gruppo degli ischio-crurali. Stesso concetto, non andiamo a lavorare sulla zona del popliteo, quindi posizioniamo il rullo, o meglio la coscia sul rullo, un pochettino sopra, lasciamo sostanzialmente una mano come separatore, e di qui andremo invece, sollevando di nuovo il gluteo, andremo a rullare proprio fino sostanzialmente alla fossa glutea, quindi alla tuberosità ischiatica. Quindi avanzo, avanzo, avanzo e torno indietro. Cerco di esercitare sempre una buona pressione sul rullo in modo tale da amplificare quella che è l'azione proprio di rilascio miofasciale, che è tipica del rullo, che è sostanzialmente poi il reale obiettivo per il quale stiamo andando a utilizzare questo rullo, quindi per alleviare quelle che potrebbero essere un po' di tensioni muscolari indotte chiaramente dall'esercizio fisico. E di nuovo sempre lentamente andiamo avanti e indietro. Ovviamente questo lavoro andremo a svilupparlo poi anche sulla gamba di sinistra, ma adesso continuiamo a salire, quindi rullo in diagonale, andiamo a lavorare sul gluteo, andiamo quindi a posizionarci con il gluteo in questo caso di destra sul rullo, gamba destra flessa sulla sinistra, e di qua, seguendo il movimento del rullo stesso, andiamo a effettuare anche qui dei scivolamenti sul rullo avanti e indietro, e di qui andremo a lavorare in modo piuttosto impattante, se così potremmo definirlo, proprio su tutti quelli che sono i fasci che costituiscono in particolare i glutei. Dopodiché continuiamo a lavorare sugli arti inferiori. Ancora una proposta, quindi lavoriamo sul tensore della fascia lata, quindi la zona, se vogliamo, laterale della coscia. Quindi ci posizioniamo con la gamba posizionata ruotata, proprio extra ruotata, in appoggio sul rullo, l'altra gamba piegata su questa che faremo leva per muoverci, mani a terra, e di qua sollevo il piede e rullo avanti e indietro. Le mani in realtà potete posizionarle dove meglio credete, dove sostanzialmente vi trovate più comodi, proprio per esercitare poi questa rullata sul foam roll. Ancora un lavoretto sugli arti inferiori, passiamo alla porzione davanti, quindi i quadricipiti, rullo a terra, ci giriamo, appoggiamo il quadricipite sul rullo stesso, in appoggio sui gomiti, faremo in questo caso leva sul ginocchio sinistro, e di qua rulliamo avanti e indietro. Avanzo e indietreggio, sempre molto lentamente, uno e torno indietro, due. Terminato il lavoro sugli arti inferiori, inseriamo ancora una proposta, questa volta per il rachide, quindi per la colonna. Andremo a lavorare quindi sulla schiena, da metà porzione però della schiena a salire, quindi lasciamo stare la zona lombare, che anche qui, esattamente come la zona poplitea del ginocchio, è decisamente sensibile, quindi è meglio lasciarla un pochettino fuori da questa tipologia di lavori, nei quali la pressione sul rullo può essere un po' alta e può essere un po' fastidiosa proprio per la parte lombare stessa. Vediamolo. Posizioniamo quindi il rullo a metà della schiena, di qua mani in croce dal petto, solleviamo il gluteo e lentamente rulliamo avanti e indietro, ci fermiamo a metà schiena e ripartiamo.
Quanti movimenti effettuare con il rullo? Ebbene, normalmente si lavora la respirazione a cicli respiratori, quindi potete effettuare da quelli che potrebbero essere 4 fino a 6, ma anche 8 cicli respiratori, quindi inspirazione ed espirazione completi. Ovviamente scegliere tra 4, 6 e 8 dipende anche molto dal tempo che avete a disposizione, quindi se volete fare una piccola routine perché avete poco tempo, potete rullare e fare 4, 5 cicli. Se invece avete un pochettino più di tempo, cosa che vi consiglio caldamente di ritagliare, vi consiglierei soprattutto di lavorare con 6/8, che assolutamente sono la soluzione, diciamo così, ottimale. Proseguiamo adesso, entriamo invece in quella che è una fase di stretching e mobilità per gli arti inferiori. Andiamo quindi a scoprire quelli che sono i movimenti che io abitualmente utilizzo. Partiamo subito con il primo esercizio. Andiamo a posizionare le gambe con un angolo di 90 gradi all'incirca fra la coscia e quindi fra il femore e la tibia. Stesso discorso per la gamba posizionata dietro, e a questo punto andiamo ad appoggiare la mano sul ginocchio, la mano destra in questo caso sul ginocchio, la sinistra a terra, e di qua con la schiena dritta, buttando fuori l'aria, andiamo a flettere il busto mantenendo la neutralità del rachide in direzione del ginocchio in questo modo. E poi su, risalgo. Ciò che dovremo fare durante la discesa sarà cercare di spingere sia con il ginocchio di sinistra che con quello di destra contro il pavimento. Questo ci garantirà un ottimo lavoro di mobilità per le anche e allo stesso tempo allungherà in modo perfetto, direi, il gluteo della gamba posizionata anteriormente, quindi in questo caso sinistro. E di nuovo espiro. Mantengo sempre la neutralità del rachide e poi ritorno inspirando. Ovviamente ripeteremo il lavoro anche dall'altra parte. Per il secondo lavoro invece partiamo con entrambe le gambe a terra, di qua andiamo ad estendere lateralmente una gamba, in questo caso quella destra, manteniamo quindi una completa estensione della gamba, già qui sentiremo una interessante tensione, una sensazione di stretch a livello proprio di tutto il gruppo degli adduttori, e da questa posizione andiamo quindi a, mantenendo la schiena dritta, ma andiamo a scivolare giù come se con il gluteo volessimo andare a sederci sul tallone, per poi ritornare in avanti. Di nuovo espiro, scendo, inspiro, risalgo. La mia gamba, in questo caso destra, mi raccomando, rimane sempre tesa. Vediamo il movimento anche da una visuale laterale. Di nuovo arto completamente esteso, schiena dritta, espiro, scendo, inspiro, riavanzo. Ancora un movimento per gli arti inferiori, questo in particolar modo avremo un bel focus sul piriforme e ancora una volta sui glutei. Ci disponiamo quindi a terra in posizione supina. Da questa posizione andiamo a flettere la gamba sinistra sulla destra, la mano sinistra passa al centro, la mano destra esternamente, solleviamo la gamba e di qui, buttando fuori l'aria, avviciniamo lentamente la gamba di destra al petto in questo modo. In questo caso è normale sentire una bella tensione in questa fascia e poi di qui, inspirando, rilasciamo un pochettino. Di nuovo espiro, avvicino, 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 inspiro, torno indietro. Per quest'altra proposta molto interessante abbiamo però bisogno di un elastico che andremo a posizionare sulla pianta del piede, in questo caso di sinistra. Di qui andiamo a sdraiarci a terra, quindi in posizione supina, solleviamo la gamba mantenendola completamente stesa. Qui l'elastico perché ci serve? Perché ci aiuta, mantenendo i gomiti in appoggio, ci aiuta a mantenere la totale estensione della gamba, quindi evitando di fare lavori di questo tipo. Dovremo cercare di mantenerla completamente stesa. L'altra gamba, in questo caso quella destra, col piede a martello, salirà su in alto per poi scendere giù. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Iniziamo adesso invece a salire, andiamo a lavorare su quella che è la mobilità e la flessibilità del rachide. Per il primo movimento ci concentriamo su un grande classico che va a lavorare proprio anche sulla parte lombare, che è quella, se vogliamo, che può subire maggiori fastidi durante l'attività fisica, e quindi andiamo a lavorare sul cat stretch. Ci posizioniamo quindi in questo modo, con le braccia perpendicolari al pavimento, con il palmo della mano grosso modo sotto la nostra spalla. Da questa posizione andiamo a effettuare quindi una retroversione del bacino, alla quale associeremo proprio una ipercifosi a livello dorsale, cioè andremo proprio a incurvare la schiena, immaginando di voler spingere la schiena il più possibile verso l'alto, come se volessimo toccare il pavimento, in questo modo. Ruoto il bacino, inspiro, spingo su in alto, apro, 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 abbasso il collo e ritorno indietro, espirando.
nella fase di ritorno non devo andare a ricercare eccessivamente un inarcamento a livello lombare, quindi una iperestensione a livello lombare, ma cerchiamo di tornare nella nostra posizione, diciamo, di neutralità. E di nuovo ripetiamo: inspiro, ruoto il bacino e ripeto. E torno giù. Andiamo adesso a lavorare ancora in quadrupedia, focalizzandoci però sul tratto, se vogliamo, dorsale, quindi su una mobilità a livello toracico con le T-spine rotation. In questo caso ci posizioniamo come per l'esercizio precedente, di nuovo in quadrupedia, di cui andiamo a posizionare la mano sotto il collo, o meglio dietro il collo. Con il gomito andiamo giù a toccare il braccio e poi espirando andremo ad aprirlo il più possibile verso l'alto, con lo sguardo che seguirà il nostro gomito. E di nuovo inspiro, chiudo, espiro, riapro. Mi raccomando, tenendo sempre stabili e bloccate le gambe, quindi in questo caso non dovremo andare a fare un lavoro di questo tipo in cui ci vogliamo indietro e poi riavanziamo, ma ci posizioniamo giù, le gambe, quindi le anche, sono bene bloccate, la schiena rimane nella sua neutralità, quindi non va incontro all'iperestensione. E di nuovo inspiro, chiudo, espiro, vado ad aprire. Ebbene amici, terminata la parte a terra, vediamo adesso gli ultimi tre movimenti che però andiamo a sviluppare in stazione eretta. Il primo movimento, se vogliamo, è un grande classico, lavoriamo quindi sull'allungamento anche qui della catena cinetica posteriore, sia degli arti inferiori però che del tronco. Andiamo quindi a unire le punte dei piedi e lentamente andiamo proprio a srotolarci con l'idea di arrivare possibilmente verso le punte dei piedi. Quindi abbasso il collo, butto giù le spalle, ruoto, arrotolo la colonna, scendo, scendo, scendo e arrivo giù alle punte dei piedi. Mantengo la posizione e poi lentamente, inspirando, risalgo piano piano, sciolgo le spalle e raddrizzo di nuovo la parte cervicale. E ovviamente vado a ripetere questo movimento. Volendo poi inserire anche un lavoro di allungamento per i quadricipiti, possiamo lavorare con le classiche flessioni della gamba, o meglio del ginocchio, in stazione eretta, quindi manteniamo la posizione, sempre facendo attenzione a non iperestendere il tratto lombare, quindi non andare a compensare, ma cercando di mantenere il giusto allineamento fra il bacino e le coste, e andando quindi poi a flettere bene il ginocchio, cercando di portare il più indietro possibile proprio l'anca, o meglio la coscia. L'ultimo lavoro, se vogliamo, è una proposta specifica in particolar modo per il ciclismo, di cui quindi normalmente vado a lavorare prima con il classico movimento del no, quindi in posizione su, eretta, schiena bella dritta, vado a flettere lateralmente, a ruotare lateralmente il collo a destra per poi ruotarla a sinistra, come se volessi dire no. Ovviamente non dovrò compensare con le spalle, quindi non dovrò fare lavori di questo tipo, ma dovrò cercare al contrario di deprimere le scapole, immaginando con le mani di voler camminare lungo le mie gambe e contestualmente ruotando il collo da una parte all'altra. Volendo lo stesso movimento lo potrò fare verso il basso, quindi andrò a avvicinare il mento allo sterno per poi ritornare nella posizione di neutralità. Ed infine vado a lavorare sulle classiche circonduzioni, quindi sia in senso orario che in senso antiorario, sempre molto lentamente. Quindi parto in senso orario, ruoto lentamente, scivolo giù e poi chiaramente posso andare a ripetere il movimento in senso antiorario. Cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questo nuovo video, vi ho quindi mostrato quella che è la mia personalissima routine di esercizi che inserisco sempre al termine dei miei allenamenti in bici. Ovviamente è una proposta che si può applicare tranquillamente anche ad altre attività, quindi trekking, il podismo, sport di squadra, davvero una molteplicità di situazioni. Ci tengo però a specificare che gli esercizi visti non sono volutamente stati approfonditi nel dettaglio, ma questo perché sul canale trovate già dei video specifici per ogni singolo movimento, all'interno dei quali quindi potrete capire come svilupparli al meglio, quindi dando sempre la priorità alla qualità e sviluppando l'esercizio nel migliore dei modi. Detto ciò, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre per voi un gesto molto semplice e gratuito, ma davvero di enorme importanza per me e per la crescita di questa meravigliosa community. Noi ci vediamo la settimana prossima, puntuali qui presenti sul tubo. Ciao! We'll be right back.